Benvenuto in questo video tutorial dove ti farò vedere come poter scaricare dalla tua gestione del conto tutti i dati utili al fine del regime dichiarativo per l'elaborazione dei vostri dati. Entriamo sul sito di Interactive Brokers e accediamo alla nostra gestione conto cliccando su Login e Client Portal Login. Da qua dovremmo inserire il nostro nome utente e la nostra password. Inserito nome utente e password, clicchiamo su Login e inseriamo il nostro codice d'accesso sicuro, che può essere o la carta dei codici o l'IBKR Mobile. Effettuato l'accesso, andiamo a impostare la lingua in italiano, se ancora non l'avete selezionata. Una volta selezionata la lingua della gestione conto, andiamo in Resoconti, Rendiconti, allora, come tipo di rendiconto va benissimo il rendiconto predefinito, tipo di rendiconto predefinito attività, e come periodo dobbiamo selezionare intervallo temporale a scelta, selezionando la prima data disponibile del 2018, quindi clicchiamo sull'anno, andiamo nel 2018, prendiamo gennaio e la prima data disponibile è il 2 di gennaio. Alla data, clicchiamo sull'anno, torniamo nel 2018, dicembre, 31 dicembre 2018. Come formato selezioniamo il PDF, lingua italiano, e andiamo su Esegui rendiconto. Se il documento generato è di dimensioni ridotte, come in questo caso, vi verrà effettuato automaticamente il download del PDF. Se invece fosse grosso e quindi deve anche andare a generare questo rendiconto e non facendolo in tempi brevi, ti fa aspettare. Il rendiconto verrà elaborato a lotti, quindi lo troverai completo in alto a destra dove trovi la voce rendiconti raggruppati. Quando girerà la rotellina, dovrai solamente aspettare e aggiornare la pagina fino a quando non vedrai questo bottone con visualizza che ti farà scaricare il documento nella cartella download del tuo computer. Una volta scaricato il rendiconto in PDF, bisogna andare a rinominarlo in questo modo. Mi sposto sul download, clicco Mostra nella cartella, tasto destro Rinomina e lo chiamo con il mio nome, il mio cognome e l'anno 2018 in questo caso e do un invio. Fatto questo, dovrò andare anche a generare la mia Flex Query, quindi il vero e proprio documento indispensabile per la vostra elaborazione dei dati. Si fa così, si va in Flex Query, prendiamo il conto senza la F e andiamo a cliccare su Avanti. Dovremmo creare una Flex Query personalizzata e andiamo a cliccare sul tasto Configurazioni in Flex Query personalizzate, in questo modo. Modelli delle Flex Query di attività, andiamo a crearne una nuova e in nome della richiesta sempre nome, cognome e l'anno 2018. Formato XML e non tocchiamo più niente fino a Configurazione della data, dove ancora una volta andremo a selezionare un intervallo temporale personalizzato con prima data disponibile, in questo caso 2, e il 31 dicembre 2018. Anche qua non tocchiamo più niente fino a sezioni, dove per ogni singola voce del conto dovremo andare a selezionare tutti i campi disponibili.
e ripetiamo questa selezione per tutte le voci disponibili. Nel caso in cui, ad esempio, in commissioni sulle transazioni avessimo come opzioni sintesi e dettaglio, lasciamo sempre quelle selezionate. In questo caso, sintesi. Selezioniamo tutte le voci disponibili e replichiamo questa operazione per tutte le voci del conto. Una volta selezionate tutte le voci disponibili, andiamo avanti. Abbiamo un riepilogo di tutte le voci che abbiamo selezionato. Andiamo fino in fondo alla pagina e gli diciamo Crea. La nostra Flex Query è stata creata ed è accessibile dalla pagina principale Flex Query. Quindi, abbiamo la nostra Flex Query personalizzata e andiamo ad eseguirla. Qui ci dice che la nostra Flex Query è abbastanza grande e, come potete vedere, è stata messa in coda. Quindi, per assicurarci che scarichiamo il documento finale complessivo di tutte le voci da noi selezionate, andiamo ad aggiornare la pagina finché non è disponibile. Nel momento in cui la nostra Flex Query è visualizzabile, clicchiamo su Visualizza. E attendiamo che ci venga scaricata. Una volta scaricata, andiamo a rinominarla, quindi tasto destro, mostra nella cartella. E andiamo a chiamare anch'essa con il nostro nome, il nostro cognome e l'anno 2018. Diamo un invio e una volta che abbiamo sia il nostro PDF sia il nostro XML, andiamo a creare una cartella con il nostro nome, il nostro cognome e l'anno 2018. Selezioniamo i nostri due file, cioè il PDF e l'XML, e andiamo a spostarli nella nostra cartella. Dopodiché, tasto destro, andiamo a prendere il nostro programma di compressione file e andiamo ad aggiungere la nostra cartella all'archivio. La chiamiamo sempre con il nostro nome, il nostro cognome e l'anno. E andiamo a dargli un ok. Una volta generata la nostra cartella zippata, siamo pronti per inviarla via mail in allegato all'indirizzo ilenia@assistenzabrokers.it, così da poter prendere in considerazione i tuoi dati ed andare ad elaborarli. Nel caso in cui avessi avuto anche delle posizioni aperte dal 2017 al 2018, dovrai andare ad effettuare la stessa identica operazione anche per l'anno 2017, quindi dovrai generarci sia il PDF che la Flex Query nello stesso modo in cui abbiamo creato quelle per l'anno 2018. Questo è tutto, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro.